Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Null. Oggi farò una nuova recensione di Alla ricerca di Lola. Questo è un altro libro finalista del premio Anderson 2020 in una fascia d'età 6-9 anni. L'ha scritto Davide Calì e l'ha illustrato Ronald Badel. In questo libro sono contenuti 12 quadri di Hopper. Adesso leggerò le prime tre righe. Mi chiamo Robert, ma potete chiamarmi Bob. Sono un detective privato. In realtà non lo sono. Il detective è il mio amico David, ma fin da piccolo ho sempre sognato di poterlo dire. Il libro racconta di David che chiede a Robert di stare in ufficio perché doveva ricevere una chiamata importante, ma lui era sulle tracce di un altro caso. Allora, il suo compito era molto semplice, stare in ufficio e aspettare una semplicissima chiamata. Solo che aveva capito che per la chiamata doveva aspettare un bel po'. E quindi decise di andare a prendere un panino. Al suo ritorno trovò un biglietto di un appuntamento in un bar. All'appuntamento trovò una ragazza che gli chiese di svolgere un caso. Ma lui si ricordò che non era un detective, era solo uno scrittore che non riusciva a scrivere. Quindi non era ancora uno scrittore. Il caso consisteva nel trovare il vero nome di una ragazza, Lola Per, una cantante di bar e discoteche pub. Gli serviva solo il nome a lei, nient'altro. Non serviva che ci fosse la sua presenza, solo il nome. Allora la ragazza gli diede un paio di indirizzi che Lola aveva dato a lei e Robert cominciò a cercare. Iniziò dalla sua migliore amica, che l'aveva un po' mollata perché lei aveva trovato un agente che però alla sua amica non piaceva molto. Allora Robert contattò l'agente. La gente era un po' in imbarazzo a parlare di Lola Pearl e ha detto che non l'aveva vista da tanto tempo, ma che comunque aveva un indirizzo. Arrivato all'indirizzo in Pennsylvania, vide solo un uomo che si prendeva cura del suo prato. L'uomo, allora gli chiese all'uomo se conosceva questa ragazza, Lola Pearl. L'uomo gli rispose che la conosceva, ma gli diede degli indirizzi, perché lui non sapeva più di tanto, perché come tutte le altre persone prima di lui, l'aveva un po' mollato così, come la sua amica, la gente, l'aveva un po' mollato. Gli diede un paio di indirizzi, così che arrivò a un faro abbandonato. In un'isola dove c'era un faro abbandonato. La porta era aperta ed entrò nel faro. Lì nel faro però non c'era nulla a parte un tavolo. Allora lui era un vicolo cieco perché non sapeva cosa fare. Quando vide un foglietto sotto il tavolo, lo prese e vide un indirizzo di un hotel. Allora si fiondò a quell'hotel. Il ragazzo alla reception gli disse che frequentava questo hotel da un paio di anni, ma che poi non si era fatta più vedere. E che lui aveva un paio di indirizzi dove lei andava a cantare. Tutti i bar però erano chiusi, tranne uno. Quindi lui era sicuro di aver scoperto chi era veramente Lola Pearl. Quindi si fiondò nel bar e nel bar finalmente non trovò nessuno. Non trovò nessuno, a parte delle persone normalissime, dei camerieri normalissimi. Quindi lui abbattuto tornò a casa. Il venerdì dopo aveva un altro appuntamento con la ragazza, che però aveva un sorriso raggiante. Gli diede una busta piena di soldi. Lui nella mente però pensava: ma perché mi paga? Io non ho risolto nulla, non ho fatto nulla. Perché mi paga?
Secondo voi? Lo lascio scoprire a voi! Questo libro è molto bello perché non è come tutti gli altri gialli che si trova il colpevole. Qui il colpevole lo lascio scoprire a voi. Vediamo un po' se riuscite a indovinare chi è l'ora perla. Questo libro è molto bello anche perché insegna l'arte tramite un racconto giallo. Adesso vi farò vedere un paio di immagini. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like,